E cominciamo a ripercorrere la settimana passata attraverso i social network, partendo dalla storica vittoria del Benevento in casa della Juventus, colpaccio del Benevento in casa della Juve. I bianconeri dicono addio al sogno scudetto e vince il Benevento 1-0 a Torino. Questo è il eccolo qua, il sobrio, pacato commento del Benevento Calcio a margine del risultato. E qua è partita... Esattamente, più o meno questa è la lettura. A seguire qualcuno ipotizza un'astra strega, diciamo un vaccino, un dopante del luogo, tipico del luogo, che può aver aiutato, come dire, Andrea. Dunque, non ci bastava battere la Juve a Benevento, ora vogliamo anche lanciare la digitalizzazione della politica. Si potrà ordinare un delivery di pentapartito direttamente dall'app. È tutto meraviglioso, perché la notizia qual è questa, Marco? Mastella diventa un'app da aprile online, dillo a Clemente, per ascoltare e trovare soluzioni. Arriva Mastella, la prima app politica intelligente, scaricatela subito, dillo a Clemente. Ecco qua il più grande paese del mondo, Benevento Special Edition. Mastella lancia l'app, chiama Clemente, eccola qua, per la rielezione del sindaco. Chiama Clemente, nasce l'app, così parlerò ai più giovani, ok? E non si lascia nulla al caso. Un vero must, qualcuno dice, vabbè. Finirà che funzionerà più questo che muri. Questo è sicuro. Capito? Questo funziona. È sicuro. Moriremo democristiani, esatto, ma tecnologici alla fine. E l'evoluzione della segreteria. Prossimo punto. Punto numero 9, è stato già ricordato, è stato il Dante D. Il Dante D, 25 marzo 1300, si dice che Dante abbia iniziato il suo viaggio nella Divina Commedia. Ecco qui l'inizio, il disegno di Zuccari riassume l'intero canto primo. Si vede Dante rappresentato 5 volte in diversi momenti. Li riconoscete? No. No, sinceramente no. Questa era l'account della Galleria degli Uffizi. Sul tema si getta Fratelli d'Italia. Dante D, ricordiamo il sommo poeta Dante Alighieri, difendiamo l'Italia, la sua lingua, la sua storia, il suo futuro. Ascoltate il nostro presidente Giorgia Meloni. Era un po' che non lo facevamo. Ascoltiamo presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul Dante D. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazie a te non ricorre, sua disianza vuol volar sansali. Certo, avendo avuto qua Rezza, no? Fa un po' impressione questa inter... Però magari, capito, questo è teatro alla fine, c'è chi performa così, ecco. Oggi è il Dante D, la giornata per ricordare Dante Alighieri. E in tanti probabilmente oggi declameranno i suoi versi, ho voluto farlo anch'io. Dante è autenticamente nostro, è autenticamente italiano, autenticamente cristiano. Dante è il padre della nostra identità. Un'identità che noi vogliamo difendere a partire dalla nostra lingua, il quarto idioma più studiato al mondo, ma che l'Italia non ha ancora neanche riconosciuto come lingua ufficiale della Repubblica Italiana. Così Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge costituzionale perché venga riconosciuta e ha presentato una mozione per chiedere l'utilizzo esclusivo della nostra lingua negli atti del Parlamento, della pubblica amministrazione, degli enti locali. E chiediamo anche a voi di aiutarci in questa piccola grande battaglia partecipando sui social all'iniziativa lanciata da Fratelli d'Italia dal titolo hashtag parla italiano. In ora, che senso? Ora voglio dire, al di là del fatto che appunto non sapevamo che Dante ieri votasse Fratelli d'Italia praticamente, perché alla fine ci manca solo questo, Dante votava Fratelli d'Italia. Ma voglio dire, qua ci sono un po' di... Prego, andiamo avanti. Per prima cosa potresti dire invece di hashtag cancelletto, parliamo di Dante, perché lei a un certo punto fa tutta questa tirata e poi, perché comunque... E è così, alla fine infila due parole inglesi su 5, social e hashtag, me le butta là così. Andiamo avanti. Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge costituzionale per chiedere l'utilizzo esclusivo della nostra lingua negli atti del Parlamento. Ma perché? Come li scrivono ora? Cioè, la domanda che tutti sono fatti è: ma perché adesso come sono scritti questi atti? Recovery plan diventerebbe piano di ricovero? Perché se è così, per loro va più che bene. Diciamo, come le traduciamo certe espressioni? Qualcuno avvisi Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni che l'italiano è lingua ufficiale della Repubblica Italiana da più di 20 anni, ossia dall'entrata in vigore della legge 482-1999, che all'articolo 1 recita: la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
questo è già certo. Eccolo qua, ecco la legge, ecco norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Numero uno, la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, qualora fosse necessario sottolinearlo. Le grandi battaglie di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni con la proposta di legge costituzionale affinché l'italiano sia lingua ufficiale della Repubblica, a seguire la rivendicazione perché l'Italia venga riconosciuta come penisola a forma di stivale nel Mediterraneo, per essere proprio sicuri di quello che abbiamo sempre saputo, volse così colà dove si può e ciò che si vuole e più non dimandare. Nessun paese al mondo può vantare nella propria storia artistica e letteraria un fatti i cazzi tuoi così elegante. Cosa cazzo celebrate Dante se non avete ancora capito che le cose non si escono e non si scendono? Qualcuno dice, cioè, prima di celebrare Dante, amor che a nulla amato amar perdona, soltanto io saccio tu quant'eri buona. Qualcuno è così, come dice, vado amar perdona, porco cazzo, scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città che giorno... Vabbè, scusate. Comunque per il conio Dante di Dante vi avrebbe tolto il saluto, scrive Valeria Parrella, che appunto è stata prima nostra interprete dello Sputnik alla Napoletana, e Dante Dei l'avrebbe presa peggio, diciamo. Ancora, questa è la Durex che, diciamo, festeggia nel mezzo del cammino di nostra vita, portate ogni protezione o voi che entrate. E qualcuno dice, quando la selva oscura prende un altro significato. E... pubblicità! E continuiamo poi con la classifica. Ok, prossimo punto di classifica, numero 8. Modena Today a fuoco, un capannone a Nonantola, morti una cinquantina di polli. Queste, certo, essere una persona quest'anno non è facile, ma essere un pollo è una sentenza, perché è una settimana così. A cosa si riferiscono questi? In Italia abbiamo deciso che i polli ci hanno ufficialmente rotto il cazzo, a quanto pare. Per quale motivo? La Polonia ha richiamato l'ambasciatore. Perché ci si riferiva alla notizia già data la settimana passata di un carro armato che aveva sbagliato mira centrando l'allevamento di galline a Pordenone. Quindi diciamo è un periodo un po' così. Tanto che in un negozio di Pordenone questa cosa sta sfuggendo un po' di mano. Vedete questa foto qua, non so se possiamo vederla anche meglio. In memoria dei caduti, eccolo qua, della battaglia di Vivaro. Questo è un negozio, c'è questo manichino in mutande, sotto ci sono questi pulcini, è proprio una vetrina dedicata all'evento, appunto, per non dimenticare. Anche queste nel loro piccolo sono piccole tragedie. Ha messo pure il manichino in posizione di riposo militare, capito? È partito un cine Pordenone, salvate il soldato Aia, attacco al potere, bella. Uovo cinema paradiso, bella. Rombo di tuorlo, bellissimo. Il buono, il brutto e il tacchino, tutto il bello, pollo scatenato. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Beppe Severgnini scrive: buon quindicesimo compleanno Twitter, un social adolescente affascinante e feroce, sensibile e umorale, non il più diffuso, forse il più influente, ma occhio all'uccellino, è un condor. Ale. Roberto Angelini è stato il primo a usare questa metafora, l'egemonia culturale di questo programma, di Roberto Angelini. Mi puoi cantare questo tweet, per favore, Roberto? Ah, yeah. Addirittura. Se non te, chi? Ah, sai la canzone? È la canzone di un cantatore italiano. Non ha avuto ancora bisogno di andare a Milano, ma... Ecco. Grazie. Io tito intensamente, i miei tweet sono sciami d'api in fuga, impronte sulla sabbia di un bagnasciuga. Twitter spazza via con la marea. Io twitto intensamente, questa è la mia idea. E non la sai, la canzone tua. La 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 la
Magari devo cantare io, ma roba da pazzo. Corriere Severmini. Ci fosse stato il pubblico qua. Ci fosse stato il pubblico. Corriere Severmini che citano Condor, ulteriore conferma che Roberto Angelini è ormai l'intellettuale di riferimento del momento, non l'ultimo, ma comunque, esatto. Piano piano, ci sono già degli eredi. Vedi Michele, vedi Michele. Alla fine, la prossima copertina dell'Espresso. Angelini così. Vediamo, eh? Uomini, sì, tipo gli capito? Non vedo l'ora. Va bene quanto siamo anziani, ma è successa questa cosa al vicino di posto di Costanze. Non so se puoi inquadrarlo un attimo, che abbiamo fatto, abbiamo speso dei soldi per fare questa cosa, ok? Vedete? Sì, qua, perfetto. E Franco Beghis, compagno di maratone di Marco, aggredito da un gabbiano. Ho il piede fratturato. Accade questo anche, immagino, nella capitale, a Roma. Sì, nel centro di Roma. Ma che minchia di gabbiano era? Cioè, com'è successo? Franco Beghis cammina, arriva il gabbiano e gli frattura un piede. Sembra un film di Alfred Hitchcock, appunto. Ancora, questa è la vendetta dei volatili sull'uomo per l'attentato di ieri sulle galline a Pordenone, perché tutto si lega, c'è un filo che unisce i principali fatti. Qui raccontati, Franco Beghis, le ho prese, ma devi vedere come ho ridotto il gabbiano. Ah, devi vedere il gabbiano. Oh, poi qua c'è un video che arriva da una... Da dove arriva questo video? Boh, dalla Puglia. No, c'è... Scusate, è pure scritto. Corvo gigantesco attacca i passanti a Bitritto. E dov'è? Puglia? Sì. Sì, ok, perfetto. Guardate questo video. Attenzione. Guardalo. Che figlio di puttana. Povero. L'uomo urla, corre lungo questa tangenziale deserta e il corvo lo insegue, gli vola sopra, lo rincorre, la prende larghissima, sembra Mamma essersi santa, quanto è grosso. Dimenticato dell'uomo, ma ritorna sulla sua preda, sul suo obiettivo. È una roba bellissima, l'uomo lotta. Impressionante, voglio. È impressionante, voglio. E non si sa come sia finita questa storia, ma andiamo avanti. È appena arrivato in Calabria correndo, il corvo sta ancora rincorrendo, è una storia bellissima. Diciamo, volatili hanno vari portamento vario e varie andature. Qua Pennacchi ne trova uno, guardate qua, l'eleganza. È come Spuletta, guardate che roba. C'è Condor e Condor, Corvo e Corvo. Andiamo avanti. Naomi Colombel, appunto, qualcuno l'ha subito ribattezzata. Andiamo avanti al prossimo punto di classifica numero 6. Qua abbiamo un mischione di rappresentanti della maggioranza. Claudio Borghi, abbiamo un limone che da un ramo fa arance. Boh, lui si ritrova appunto con un limone, ma che gli ha dato un'arancia. Qualcuno dice ha fatto AstraZeneca, probabilmente è uscito fuori così. Sarà la variante siciliana. E poi abbiamo Lucia Borgonzoni, che ricordiamolo è sottosegretaria alla cultura. Bravissimo generale figliuolo. Questo è il governo Draghi. Se c'erano ancora Conte e Arcuri oggi, come eravamo conciati? Pure la grammatica. Come dice Francesca? Pure la grammatica. La grammatica così. Ma se, dice, se c'erano ancora, impara l'italiano prima, va là, dice qualcuno. A quel punto lei capisce di aver sbagliato e si corregge. Se c'erano ancora... Sì, me lo deve far leggere però, perché se no non si... Se c'erano ancora Conte e Arcuri oggi, come saremmo conciati? In che senso? Lo so. Andiamo avanti e qualcuno dice, ma sto libro ancora non l'abbiamo aperto, Borgonzoni. Lei ricorderete che ha questo punto d'orgoglio di non leggere libri, di fatto, non so, l'ultimo quando ha detto di averlo letto. E niente, siamo messi così. Il neo segretario del PD Enrico Letta vuole due donne come capigruppo di Camera e Senato, ne abbiamo parlato a inizio puntata. E arriva la Santanchè.
a prenderlo in giro, dice: la svolta rosa nel PD di Letta, arrivano sempre in ritardo, Fratelli d'Italia, in Fratelli d'Italia le donne sono da sempre valorizzate. Dice: se l'allero, grande vittoria di Giorgia Meloni, bloccati i finanziamenti alla Casa delle Donne. Ancora, ed ecco qua, PD riesce solo alla Camera il blitz di Letta sui capigruppo al femminile, al Senato Marcucci ha i voti per il no. Ho capito bene, già il PD ha iniziato a fare guerra al PD, non è passata neanche una settimana, Marcucci contro Letta. Scusate, ultimamente non seguo molto la politica, mi spiegate perché Enrico Letta si è incaponito nel voler sostituire il capogruppo d'Italia Viva al Senato? Cioè, per quale motivo? Problema risolto. Sto portando Marcucci a Casablanca, per giovedì mattina avrà tutti i requisiti richiesti dal segretario Letta. Ed ecco qua nella foto Graziano Del Rio e Andrea Marcucci. Allora arriva la riunione dei capigruppi parlamentari, dei gruppi parlamentari. Questa cosa che Letta abbia delle difficoltà con Marcucci mi preoccupa in prospettiva, perché cioè, no, Marcucci non ho mai pensato potesse essere un osso duro. Di Villari, Villari con sì, Petroni, certo. Ecco. Dici che è più o meno Ci sono quei personaggi. Marcucci. Io lo dico alla Letta, al segretario, se non si riesce a andare oltre Marcucci, torniamo a fare i professori a Parigi, io lo dico proprio sinceramente. Cioè, non, andiamo avanti, no, proprio. Cioè, no, perché cioè, immagino che ci dovrebbero esserci ostacoli maggiori in futuro di Marcucci. Ecco, che Marcucci è uno che quando arriva, io lo dico, salutiamo Marcucci, quando arriva in quelle tonnare che si fanno intorno alla camera e andiamo con Pierfrancesco, dice: chi c'è Marcucci? Ah, vabbè. Cioè, di solito è questo, diciamo, no? Proprio nei momenti proprio di grande ricerca della notizia si fa da Marcucci, altrimenti si risparmia girato. L'avvocato di Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì mattina, è arrivata questa notizia che ovviamente preoccupa e farebbe venire da preoccuparsi, visto il periodo, l'età, i problemi cardiaci. Poi trovi che aveva l'udienza in tribunale Rubiter. E qua, diciamo, c'è una serialità, una casistica che torna. Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale, è affetto da processite. Però, sai, ancora non si sa. Questa sera su Real Time andrà in onda una puntata speciale di Malattie Misteriose dedicata interamente a Silvio Berlusconi. Hashtag Rubiter. Ancora, Berlusconi dimesso dal San Raffaele. Quindi tiriamo tutti un sospiro di sollievo. Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale, l'udienza è tolta. E ancora, è incredibile come per Berlusconi si liberino posti in ospedale in concomitanza dei processi, poi dicono che la sanità lombarda non funziona, e invece a volte funziona. Andiamo avanti, prossimo punto. Ma c'è un grande evento, finalmente. No, non c'è. Non partono gli SMS, vaccini nel caos, altro flop in Lombardia. Si ritorna appunto a quanto raccontato in precedenza. Facile criticare la Lombardia, ma onestamente chi l'avrebbe mai detto che una volta arrivati i vaccini poi avrebbero pure dovuto farli? Cioè, oggettivamente il problema era l'arrivo. Vaccinazione in Lombardia. Qua c'è una storiella. Alessandro Cagliani, come docente universitario, dovevo essere vaccinato con AstraZeneca. Compilo qualche settimana fa un modulo online sul mio stato di salute per aderire. Mi chiamano sabato per fissare vaccinazione lunedì alle 8:05. Spaccano il minuto, penso io. Bene, ci siamo. Mi presento al San Matteo alle 8:05, 30 persone in attesa in un corridoio 10x2. Qui siamo tutte volontarie, i vaccinatori sono in ritardo. Dopo mezz'ora abbondante arrivano, ma mancano i moduli per il consenso informato. Sono in un armadio di cui non abbiamo le chiavi. Compilo, entro. Mi spiace, ma lei ha avuto un tumore da meno di 5 anni. Anche se non è immunodepresso, deve fare Pfizer. Torni a casa e aspetti. Ok, ma non potete chiedermelo prima nel modulo, così evitavo pure l'attesa alla sagra del Covid. Vabbè, torno a casa. Oggi mi richiamano, la vacciniamo domani. Dai, allora funziona. Porti il consenso informato. No, guardi, ve lo siete tenuti quando mi avete rimandato a casa ieri perché dovevo aspettare Pfizer. Ah, lei deve fare Pfizer? E noi la chiamavamo per AstraZeneca, capito? Ecco, questa è una cronaca. È la cronaca di un caso. In Lombardia è colpa della precedente amministrazione sforzesca, perché andando a ritroso. Ultim'ora Lombardia, Aria invia sms a ultracentenari chiedendo di presentarsi accompagnati dai genitori. Anche questo è un requisito. Sapessi com'è strano riuscire a vaccinarsi a Milano, qua si citano i classici, salutiamo Memo.
è evidente che il modello Lombardia sia il migliore, soprattutto se sei un virus. Se sei un virus ti diverti veramente tantissimo. Andiamo avanti. Al momento in Lombardia è andato bene solo il parto di Chiara Ferragni, che è veramente il momento lieto per la sanità lombarda. Andiamo avanti. E appunto, eccoci qua in zona parto, aggiornamento, orario, gravidanza, Chiara Ferragni. Questo è proprio un profilo dedicato all'aggiornamento dell'orario, come va, quando partorisce Chiara Ferragni. Ore 8:30, caffè, cornetto e ancora pancione. C'eravamo, la data era arrivata, ore 13:31 e 1 più 3 più 3 più 1 fa 8, che sono le lettere di Vittoria, che potrebbe essere il nome della bimba che no, ancora non è nata. L'ansia cresce. Ma qualcuno ha notizie di Chiara Ferragni? Sì, è nata Vittoria. Questo è un tweet che arriva prima della comunicazione ufficiale da qualche amica dell'amica dell'ostetica, dell'infermiere, di un passante, di un parente, della barista dell'ospedale. Comunque esce prima della comunicazione ufficiale. Ed eccola qua. Questa è la foto viola a cui faceva riferimento Pierfrancesco nel momento in cui la vede. Quando me l'ha detto io pensavo ci fossero degli effetti di luce, il sole sul telefonino, invece no, aveva proprio ragione. Eccola qua, la nostra Vittoria. Ok, ma perché c'è la luce viola nella foto? Gli ospedali di solito non sono bianchi, i ricchi hanno ospedali diversi, di colori diversi, come funziona? Mi hanno detto che le luci viola aiutano il passaggio dal buio completo dell'utero alla luce naturale, tipo una sorta di passaggio intermedio. Qualcuno spiega, comunque Vittoria alla fine è un nome comune, io pensavo chissà una cosa tipo vulva, invece no, perché c'era questa V, si sapeva l'iniziale. Questa è la visuale dell'ostetrica appena Vittoria è nata, ecco, si immagina, si è arrivata questa luce fortissima. Ancora, queste invece sono le mani dell'ostetrica dopo aver preso Vittoria Lucia Ferragni, vedete polvere dorata che resta sulle mani. È nata Vittoria, seconda figlia dei Ferragnez e Scanzi. Gli italiani dovrebbero ringraziarmi, comunque, non si sa mai, già che ci siamo. Ora il Codacons si comunicherà che deve verificare se Vittoria è un nome legalmente attribuibile ad una bambina che tecnicamente non ha ancora partecipato a niente. Vedete la dialettica costante tra Codacons e Ferragni. Pazzesco, ha fatto più felice l'Italia Fedez scopando che la scoperta del vaccino. Diciamo oggettivamente, è così, è un po' così. La creatura è nata da 2 minuti e già ride, ha già capito che vita l'aspetta e com'è caduta bene. Andiamo avanti, tanti auguri. Appunto numero 3. Si va verso la Pasqua e tornano gli agnelli di pasta di mandorle brutti. Stiamo tornando, ecco qua, delle mandorle pronte all'uso, praticamente agnelli brutti allo stato embrionale. Ed eccoli qua. Questo è il primo che vi proponiamo. Mi confermate che le orecchie erano così anche senza la mascherina? Cioè non è che sono venute a forza dopo un anno di mascherina. Questo è un altro agnello che ci viene proposto. Quando togli la mascherina e avevi messo il rossetto, più o meno diciamo esci fuori così. E ancora abbiamo questo, ancora un po' così spiaggiato, Agnelio e le storie tese. Poi quest'altro avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè, qualcuno suppone, perché non si spiega altrimenti. Quando ti senti affamato premi sulla fronte per calmare la fame, qualcuno ha premuto sulla fronte del povero agnello. E poi c'è questo, così con questo collo, giraffe di pasta e di mandorle, diciamo l'animale muta in questa evoluzione darwiniana, ma è nduia quella che si intravede tra le crepe, vedete ci sono delle crepe nel corpo, qualcuno dice quella potrebbe essere nduia, ha subito un trapianto di faccia perché si vede proprio che gli hanno messo sopra una cosa diversa. E ancora andiamo avanti al prossimo punto di classifica e c'è questo caso incredibile della porta container che si incastra nel canale di Suez e blocca il traffico, ma il Corriere della Sera lo scambia per il cane di Suez. Ok, quindi quando una porta container si incastra nel cane di Suez, so dolori, verrebbe da dire. E povero cane, infatti qualcuno dice, no, è dispiacere. Vabbè,
Finché il cane è il suo, l'importante è che non sia il mio. Questa è una stronzata, che è, però, però vabbè, vabbè, a noi ci ha fatto ridere tanto, Paolo. È inutile che adesso fai quello abituato alla comicità superiore. Cioè, no, no, molto carino. Per carità. Molto carino. Grosse critiche da parte di Paolo Celato a questo tweet, te lo dico, cioè, giù a chi fa la classifica soprattutto. Non è bello, però mi piace anche questa dialettica. Prego, andiamo avanti. Chissà quanto abbagliare. Come si dice, manovra a cazzo di cane? Ecco qua, questo è il classico esempio. Quando sbagli manovra e blocchi il commercio globale. Perché che cosa è successo? Che questo è un punto strategico per il commercio di tutto il mondo, bloccato il quale non si muove più nulla in tutto il mondo, non solo lì. E andiamo a vedere. Ho preso il muro, fratelli. Qua c'è una citazione, diciamo. Che prende spunto dal degrado di questa città, ma comunque nota. Quando pensi di avere problemi in ufficio, consolati pensando che non sei il capitano di una porta container piantata in mezzo al canale di Suez. Andiamo avanti. Questa è la situazione più o meno al momento, diciamo, boh, sarà stato ieri. Là c'è l'Evergreen, queste sono il traffico bloccato da una singola nave, ok? Dalla porta container. È oggettivamente impressionante. Andiamo avanti, descrivi gli ultimi 12 mesi con una foto, la nave container messa di traverso e blocca il canale. Questa è una splendida rappresentazione di quest'annata, diciamo. Mi immagino l'ansia del capitano della nave nel canale di Suez che deve fare manovra e lo guardano tutti, a volte uno deve parcheggiare, tutti vanno a signori, giri, giri, che non c'è, pensate lui. Ancora. Questa storia mi piace raccontarla così, gigantesca porta container disegna una minchia di mare, poi entra nel canale di Suez e fa una minchiata. Quella sembrerebbe essere la rotta fatta prima di andarsi ad incagliare. E oggettivamente questo è quello che ne esce fuori. Andiamo avanti. La rotta tenuta dalla nave Evergiven prima di incassarsi nel canale di Suez. Manca solo la frase, sai chi te saluta? Ecco qua. Braghe, rimorchiatori e persino una ruspa non sono ancora riusciti a liberare il cargo incastrato nel canale. Ok, questo è tutto vero, è quello che si sta cercando di fare per sbrogliare la situazione. Parte il Cine Suez, le navi ignoranti, non ci resta che spingere. 12 anni scavo, cargo driver, altrimenti ci areniamo. E Borotalco, questa arriva leggermente dopo, ma arriva. Arrivata? No. Un giorno mi imbarcai su un cargo, la battente. Dai Marco, dai Marco, dai, dai Marco. Andiamo avanti al prossimo punto. Numero uno. D'Azenda, arriva il nuovo album Antistasis, un inno alla resistenza. E pensavo fossero altri due vaccini. E andiamo a lavarli puntata, andiamo a lavarli.